sempre più puoi camminare se l'ambiente può salvare. Un modo per salvare l'ambiente e evitare le emissioni di CO2 è andare recarsi al posto di lavoro camminando, così favorendo un migliore circolo del sangue e si può anche dimagrire. Sempre in forma ti sarai, se poco l'auto userai. In pratica, per andare al lavoro, se devi percorrere poca strada, puoi andare a piedi e evitare di andare in auto. Calcolando inorganici e inorganici, che si dividono a loro volta in naturali e sintetici. Con lo scopo di illustrare a voi ascoltatori i nomi dei principali isolanti termici che molto probabilmente la maggior parte delle persone qui presenti ha nei muri delle proprie case. Se sei fredda in casa, non sempre è il caso di aumentare il riscaldamento. Se ci si isola bene, si ottiene più caldo e si risparmia. Tetto, parete e pavimento sono punti attraverso i quali, d'inverno, il calore creato dagli impianti di riscaldamento viene disperso verso l'esterno, soprattutto negli edifici del dopoguerra. Per risolvere il problema si possono isolare pareti e soffitti dall'interno se già si abita la casa, o creare il giusto isolamento dall'esterno se si è in fase di costruzione di una nuova abitazione. Un buon isolamento è particolarmente importante nelle mansarde e nei locali alti, con soppalco, dove riduce lo squilibrio termico tra un piano e l'altro, dovuto al fatto che il calore sale. Il tipo di intervento varia a seconda di come è costruito il muro.